oggi vedremo come sia possibile realizzare un filtro passo basso utilizzando una semplice rete RC. Se consideriamo una rete RC e andiamo a prendere come ingresso la tensione applicata a questi morsetti e come uscita la tensione rilevata ai capi del condensatore, si può far vedere facilmente che questo sistema, a variare la frequenza, risponde come un filtro passo-basso. Benissimo. Chi è la funzione di trasferimento? Sarà il rapporto tra uscita diviso ingresso. Quindi, chi è di out? È la tensione ai capi di un condensatore che si trova in serie di un resistore. Conosciamo la tensione totale, quindi è un partitore di tensione, banalmente. Sarà Vin che moltiplica ZC fratto R più ZC, partitore di tensione. Quindi la funzione di trasferimento, che per definizione è il rapporto tra uscita e ingresso, non è altro che la frazione che definisce questo partitore di tensione, ZC fratto R più ZC. Questa è la funzione che ci dobbiamo studiare per verificare il suo comportamento. In realtà, per quello che vi ho detto nella lezione precedente, a noi di questa funzione interessa la risposta in ampiezza. Non studieremo quella di fase, che invece è utile per altri discorsi legati, per esempio, alla stabilità. In realtà siamo interessati al modulo di H, non ad H. Beh, H quanto vale? Questa è l'impedenza di un condensatore, quindi è meno J diviso omega C fratto R meno J su omega C. Lo posso anche scrivere come 1 fratto 1 più R diviso meno J, più R per omega C diviso meno J, e cioè 1 fratto 1 più J omega R per C. R per C il prodotto R per C si chiama costante di tempo del circuito RC, la vedremo all'opera quando studieremo il comportamento dinamico di questi sistemi. Per ora la indico con tau, costante di tempo, è un tempo. O secondi, ok? Quindi la mia H, la funzione di trasferimento, vale 1 fratto 1 più J omega tau. In realtà in questa funzione, come vi dicevo, mi interessa l'ampiezza, quindi il modulo. Quindi quanto vale la risposta in ampiezza? Sarà, questo è il modulo del rapporto di due numeri complessi, il numero complesso al numeratore a modulo 1, quindi posso fare il rapporto dei moduli, questo a modulo 1, questo invece avrà modulo 1 più omega quadro tau quadro. Quindi questa è la funzione che descrive la risposta in ampiezza. Bene, andiamo a graficare questa risposta in ampiezza, funzione di ohm. Questa è una funzione che in 0 vale 1, vedete? Quando omega vale 0 vale 1, significa che la tensione
In corrente continua, quindi a frequenza zero, passa indisturbata. Questo significa. Del resto, questo lo potevamo anche capire dal circuito, perché io sto applicando una tensione qui, se sto lavorando in condizioni stazionarie, il condensatore è un aperto. Quindi sto prelevando la tensione su questa apertura. Se qui c'è l'aperto, su R non scorre corrente, quindi V out uguale a V in, banalmente. Quindi questo filtro a frequenza zero non fa nulla, fa passare inalterata la tensione costante, la parte costante della tensione, la componente costante della tensione. Poi cosa farà? Al crescere la frequenza, per omega che va all'infinito, questo andrà come 1 su omega, asintoticamente, quindi andrà a 0 come 1 su omega. L'andamento di questa funzione è questo, parte da 1 e poi decresce proporzionalmente a 1 su omega, asintoticamente andrà a 0 in questo modo. Questo andamento rappresenta, ricorda quello di un filtro passabanda, cioè di un filtro che fa passare le frequenze basse e a un certo punto taglierà. Qual è la frequenza di taglio di questo filtro? Dipende da come definiamo la banda. Se la banda la definiamo, come dicevo prima, a 3 decibel, significa che dobbiamo vedere a quale frequenza l'ampiezza è passata dal massimo a 1 diviso radical 2, al massimo diviso radical 2. Nel nostro caso il massimo è 1, quindi la definizione di banda a 3 dB prevede questo: definite il livello 1 diviso radical 2, 1 diviso radical 2 è circa 0,7, quindi vi siete spostati del 30% più o meno rispetto al livello massimo. La frequenza di taglio di questo filtro è la frequenza massima che corrisponde a questo minimo valore di ampiezza che possiamo tollerare, cioè 0,7. Per frequenze superiori il filtro sta tagliando più del 30%, e quindi diciamo, consideriamo che abbia operato un'attenuazione sul segnale tale da rendere trascurabile componenti esterne. Quanto vale questa frequenza di taglio? Dobbiamo imporre che H valga 1 diviso radical 2. Quindi H calcolata per omega uguale a omega t deve essere uguale a 1 su radical 2 per definizione. E questo accade quando omega tau è uguale a 1. Quindi omega t per tau. Quindi la frequenza di taglio è proprio 1 diviso la costante di tempo, tau. Cioè 1 diviso RC. Questa, scusatemi, è la pulsazione di taglio. Ovviamente la frequenza di taglio sarà omega t diviso 2 pi greco, banalmente. Beh, questa è la frequenza di taglio, questa è la pulsazione di taglio. In altre parole, il filtro realizzato in questo modo è una versione reale di un filtro passabasso ideale, che se fosse ideale farebbe così. Avrebbe l'andamento U0. Questo è quello ideale, questo è quello reale. LPF, low pass filter dall'inglese. Quindi una semplice rete RC vi dà una risposta in frequenza che in modo approssimato vi riproduce l'andamento di un filtro capace di far passare le basse frequenze e rimuovere le alte frequenze, dove per basse e alte dobbiamo riferire al limite definito dalla frequenza di taglio. Chiaramente, se volete stringere o allargare questa finestra, dovete lavorare sui componenti R o C.
tipicamente è molto più semplice in un circuito elettrico avere una capacità variabile che una resistenza variabile, quindi quando occorre, tra virgolette, inserire una manopola, normalmente si va a variare C, ma questa non è una regola. Sta di fatto che io posso operare su uno o entrambi i parametri circuitali per allargare o stringere la banda. La risposta avrà sempre come massimo 1. Il massimo non dipende da RC, ma la frequenza di taglio sì. Quindi se io ho il mio segnale la cui banda cade qui, va bene questo filtro. Se il mio segnale è una banda che arriva quasi a omega t, allora, tenuto conto del fatto che il filtro non è ideale, mi conviene allungare questo intervallo di frequenze, in modo da, vero che qui c'è un'attenuazione che ancora riteniamo trascurabile, ma se voglio l'alta fedeltà nella riproduzione del segnale, mi allargo questa zona flat, la sposto più avanti possibile. Ok? Quindi un semplice circuito RC. Come posso pensare di realizzare invece un passabanda? Cioè quel filtro che mi va a prendere, questo parte da una frequenza zero e arriva a una frequenza massima. Ok? Se voglio realizzare un filtro passabanda, posso studiarmi un circuito RLC fatto così. Immaginate di avere C, L ed R. Come al solito metto la tensione in ingresso e metto la tensione di uscita. Filtro RLC può realizzare un passabanda. La cosa importante, la natura del filtraggio non è intrinseca solo del circuito, ma anche legato alle variabili che considerate in uscita. Se io invece di considerare la tensione che dovrebbe uscire sul condensatore avessi considerato la corrente per esempio a frequenza zero sarebbe stata zero, perché a frequenza zero il condensatore non è aperto, quindi avrei avuto una risposta in frequenza opposta rispetto a questa. Avrei realizzato un filtro di cui non vi ho parlato che si chiama passa alto, cioè che rimuove le frequenze da zero fino a una certa frequenza e poi fa passare alto. Quindi in realtà tenete conto che un filtro, le proprietà di filtraggio dipendono da come è fatto lui e da chi definite come ingresso e come uscita. Quindi con riferimento a questa scelta di ingresso e uscita, l'RC è un passabasso. Con riferimento a questa scelta di ingresso e uscita, questo oggetto qua, vi farò vedere fra un attimo, è un passabanda. Andiamoci a calcolare chi è V out, come al solito chi è H? H è per definizione il rapporto tra uscita e ingresso, V out diviso V in. Ma io l'uscita ancora una volta me la calcolo con un banale partitore di tensione, perché la V in è la tensione totale sulla serie RLC. Quindi vado a ripartire questa tensione, cosa ottengo? A numeratore R, a denominatore R più J omega L meno J su omega C. Partitore di tensione. Ok? Bene, facciamoci due conticini. Questo lo posso anche scrivere come 1 diviso 1 più J. Su R omega L meno 1 su omega C. E così metto in evidenza parte reale e parte immaginaria. Bene, di questo come al solito mi serve il modulo H. Questo è il rapporto di due numeri complessi e quindi il modulo del rapporto dei moduli, il modulo del numeratore 1. Quello del denominatore sarà la radice quadrata di 1 più 1 su R omega L meno 1 su omega C tutto al quadrato. Ok?
andiamo a vedere come è fatta la risposta in ampiezza del mio figlio. Ovviamente ci possiamo studiare la funzione di omega, come avete imparato a fare, asintoti, derivati, tutto quello che volete, ma facciamo un'analisi un po' più qualitativa. Intanto questa è una funzione che per definizione assume solo vari positivi, ovviamente. Quando omega va a zero, che valore assume? Quando omega va a zero, quindi a frequenza zero, segnali costanti del tempo, c'è un omega denominatore qui che vi porta tutto questo denominatore a infinito, e quindi h va a zero. Quindi nella... quando omega è zero, la risposta in frequenza vale zero, per effetto di questo infinito. Ok? Quando omega va all'infinito, ancora una volta avremo zero, perché stavolta sarà quest'altra omega, vedete? Sarà quest'altra omega a portare a infinito il denominatore e quindi a zero la frazione. Quindi questa funzione parte da zero e torna a zero. Partirà da qui e tornerà a zero. E assumerà solo valori positivi. Se vi andate a studiare la derivata, è facile dimostrare che questa funzione avrà un massimo, perché in realtà lo possiamo anche capire dal punto di vista intuitivo. Quando è che la funzione ha un massimo? Quando il denominatore ha un minimo. Adesso vedete, questo denominatore è fatto dalla radice quadrata della somma di due addendi che sono sempre positivi. Il primo è sempre positivo, l'altro è sempre maggiore o uguale a zero. Quindi quale sarà il valore minimo del denominatore? Quando questo pezzo vale zero. Questo non potrà mai valere zero. Qualunque altro valore sarà positivo e quindi ci darà un denominatore maggiore, quindi una funzione minore. Quindi quando è che possiamo aspettarci di ottenere il massimo? Quando il denominatore sarà 1. E quando è che il denominatore è 1? Quando tutto questo uguale a 0. Quindi quando nella frequenza per cui, chiamiamolo omega 0, accade questo, se accade questo, e allora h uguale a 1. Ed è il massimo. Quindi H assumerà un valore massimo 1 in corrispondenza di questa frequenza, omega 0. L'andamento di questa risposta è il seguente. La frequenza per cui accade questo si chiama frequenza di risonanza. E la ottenete risolvendo questa equazione, che ci dice che omega 0 4 sarà uguale a L per C, e quindi scartando la soluzione negativa che non è fisicamente accettabile, scusate, 1 per C. La frequenza di risonanza è 1 diviso la radice di LC. Alla frequenza di risonanza la tensione di uscita è uguale a quella di ingresso. Per frequenze minori, frequenze maggiori, si avrà un'ampiezza più piccola. E quindi possiamo definire la banda di questo filtro. Questo filtro assomiglia al filtro passabanda, sebbene una versione reale del filtro passabanda. La banda di questo filtro la definiamo allo stesso modo: 1 diviso radical 2 sarà il livello minimo consentito, e quindi in corrispondenza
troveremo la frequenza di taglio inferiore e la frequenza di taglio superiore, quindi la banda del filtro. Se fosse ideale sarebbe così. U, Z, Z. Quindi il filtro RLC, circuito RLC, è una realizzazione pratica, reale, di un oggetto ideale che si chiama filtro passabanda, che avrebbe la frequenza di taglio inferiore e superiore corrispondente a quelli e ai passaggi per il punto 1 su radical 2 del filtro reale. Si può far vedere, non ve lo farò vedere, che potete stringere o allargare questa banda lavorando su R, mentre la frequenza di centrobanda è non è legata ad R, è legata solo a LC, agli elementi dinamici, ed è la frequenza di risonanza. Se ricordate cosa abbiamo detto nella scorsa lezione, abbiamo detto che quando voglio ascoltare un canale devo prima sintonizzarmi sul canale, che significa che omega 0 diviso 2π greco, quindi la frequenza di risonanza deve essere uguale alla frequenza portante della radio che sto ascoltando, 101.5. Dopodiché la banda passante deve essere adeguata alla banda del canale che sto ascoltando. Quindi per potermi sintonizzare devo cambiare o L o C. Se cambio L o C, vedete, questa finestra la sposto in frequenza dove voglio. Quindi quando vado a sintonizzare la radio col mio sintonizzatore, il mio ricevitore, non faccio altro che spostare uno di questi due parametri, per cui immaginate questa finestra che adesso è centrata su 103, la sposto su 102, 105, dove voglio. Questa frequenza di centrobanda. Questa operazione che è tecnicamente la sintonizzazione. Poi la larghezza di banda dovrà essere adeguata, ma su questo non ci tornerò. La cosa invece che volevo sottolinearvi è perché si chiama frequenza di risonanza. Che succede a questa frequenza? Questa si chiama frequenza di risonanza perché a questa particolare frequenza cosa accade? Noi sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Abbiamo annullato l'effetto di induttore e condensatore. Abbiamo imposto che la somma delle due reattanze sia zero. Quindi nei fatti, se vado a calcolarmi l'impedenza equivalente qui, R più J omega L meno J omega C, questa impedenza solo alla frequenza omega 0 cosa diventa? Diventa R, puramente resistiva. L'impedenza equivalente calcolata in omega 0 diventa solo R. In altre parole, la serie dell'induttore e del condensatore vi dà un cortocircuito a quella frequenza. Cioè hanno la stessa reattanza, ma avendo segni opposto, se le mettete in serie si cancella. Questa è la condizione di risonanza. Nella condizione di risonanza il circuito offre un'impedenza puramente reale, con tutte le conseguenze che sappiamo. La condizione di risonanza è la condizione migliore in cui può lavorare un circuito di ricezione e trasmissione. Nelle telecomunicazioni la condizione di risonanza è quella che viene ricercata, perché nella condizione di risonanza voi avete il massimo della risposta e che si traduce banalmente nel minimo dell'energia richiesta per far funzionare il vostro sistema. Se fate lavorare il cellulare in una cella in cui il segnale è molto forte, risparmiate batterie. Quindi è chiaro che se il mio sistema mi risponde con il massimo della risposta, io posso, a parità di prestazione, consentirmi di usare meno potenza, quindi meno energia. Questa è la condizione di risonanza. La condizione di risonanza è molto importante, viene sfruttata in tanti ambiti. Come vedremo, ce la ritroveremo anche quando analizzeremo nel tempo l'andamento di questo circuito, perché darà luogo ad oscillazioni proprie del sistema, che il sistema oscillerà, avrà delle risposte proprie, come si dice, che sono a frequenze diverse teoricamente da quelle del generatore.
In altre parole, vedremo che se io a questo sistema do energia, ad esempio carichiamo il condensatore, poi lo lasciamo libero, stacchiamo ogni generatore. Questo sistema, se andate a vedere nel tempo l'andamento di corrente e tensione, vi potrà dare delle oscillazioni a frequenza omega 0. Quindi non sono oscillazioni impresse dai generatori, i generatori non sono più, sono le cosiddette oscillazioni naturali del sistema. Tutti i sistemi fisici possono avere oscillazioni naturali, che sono proprio le frequenze di risonanza. Le frequenze di risonanza sono studiate per esempio nelle strutture civili. Perché? Perché un ponte può crollare se lo fate, se lo eccitate sulle proprie frequenze di risonanza. Perché quando un sistema viene eccitato, se il generatore imprime una sorgente, quindi uno stimolo, alla stessa frequenza omega 0, teoricamente questa risposta, come vedremo nel tempo, può esplodere se la R è molto piccola, se non ci fosse l'effetto dissipativo. Se aveste un sistema semplicemente LC, voi potreste avere una risposta divergente. I sistemi risonanti hanno una caratteristica. Sono sistemi fisici in cui voi avete la possibilità di immagazzinare l'energia in almeno due forme diverse. Il sistema risonante, l'altalena, il pendolo, è un sistema risonante. Ha una sua frequenza di oscillazione. Se voi gli date un colpo iniziale, oscillerà sempre la stessa frequenza. Qualunque sia la frequenza con cui voi date l'impulso, la frequenza è quella sua legata alla lunghezza del filo, eccetera, eccetera, alla costante di gravitazione, quello che sapete. In quel sistema ci sono due forme di energia, cinetica e potenziale. In ogni punto della traiettoria la somma dell'energia è zero, è uguale, costante. Quindi quando aumenta la cinetica diminuisce la potenziale e viceversa. In un sistema fatto di soli condensatori non è possibile avere risonanza, perché l'energia, come vedremo, è tutta e solo immagazzinata in forma di energia elettrica, un mezzo CV4, vi ricordate? È associata, come vedremo nella seconda parte di questo corso, al campo elettrico presente in quell'area. Se abbiamo induttore e condensatore, avete un recipiente, tra virgolette, di energia elettrica e uno di energia magnetica. Sono due forme di energia diverse. Dal nostro punto di vista circuitale, questo è il motivo per cui i segni sono opposti. La diversa natura dell'energia, delle reattanze. Dal punto di vista fisico è un po' l'equivalente dell'altalena, avete due forme di energia. Ora cosa succede? Cosa può accadere in un circuito elettrico? Che le due forme di energia iniziano a palleggiarsi, cioè che mentre succede l'evoluzione di questo circuito, in realtà una quota di energia si trasferisce da L a C e da C a L. Se non ci fosse la dissipazione, questo fenomeno potrebbe essere eterno, un po' come un'altalena che avete messo in moto, quindi gli avete dato l'energia iniziale, poi non la toccate più, in assenza di attriti, quello sarebbe un moto perenne, avreste un'oscillazione perenne senza nessuno smorzamento. Se io togliessi R, dessi un po' di energia iniziale a un condensatore o all'induttore, mi ritroverei a misurare correnti e tensioni che oscillano in maniera per un tempo infinito. A che frequenza? A questa qui. Quindi loro hanno questo modo naturale di oscillazione che è legato ai valori dei componenti. Quando devo fornire energia a un sistema, se mi vado a mettere sulla frequenza di risonanza, ottengo il massimo risultato possibile. E del resto, quando spingiamo un bambino sull'altalena, la nostra spinta che periodo ha, quindi che frequenza ha? Sincrono con l'altalena. Ci mettiamo in una posizione, diciamo sempre, quando tornerà indietro daremo un'altra spinta. Se andate a vedere nel tempo le vostre spinte, che periodo hanno? Lo stesso periodo dell'altalena. Teoricamente nessuno ci impedisce di spingere anche più avanti quando il bambino sta nell'estremo opposto, possiamo farlo, ma sappiamo che è un'operazione inefficace. L'operazione che ci consente di trasmettere la massima energia con minimo sforzo è sincronizzarsi col pendolo, cioè lavorare proprio su omega 0, ed è esattamente quello che si fa nei circuiti elettrici. Andando a lavorare su omega 0 si ottiene il massimo della risposta, ed è quello che occorre fare quando si sintonizza. Quindi sintonizzarsi su una stazione radio significa mettersi sulla stessa frequenza
di risonanza, beccare il punto in cui il segnale è più forte, beccare la banda che voglio ascoltare e poi, sfruttando la selettività di LC, andare a filtrare quello che c'è da filtrare. Ovviamente il filtro reale, se io aumentassi il numero di componenti dinamici, questo è un filtro fatto con due soli componenti dinamici. Vi ricordo, è proprio la natura dei componenti dinamici che ci consente il filtraggio. Se fossero R1, R2 e R3, cosa filtrate? Non filtrate nulla. R1, R2 e R3, che risposta avrebbe? R3 diviso R1 più R2 più R3, una risposta piatta in frequenza. Non c'è nessuna discriminazione di frequenza. A qualunque frequenza, se questa frazione vale 10, vale sempre 10. Ok? Se fossero resistenze. Noi invece sfruttiamo gli induttori e condensatori perché rispondono in modo diverso a frequenze diverse. E quindi, se io si può far vedere che se io aumentassi il numero di componenti dinamici, si possono realizzare i cosiddetti filtri di ordine superiore e io potrei, per esempio, fare questo, avere una risposta di questo tipo. Vedete? Che ha sempre la stessa faccia, però vedete, è molto più piatta all'interno e decade molto più rapidamente all'esterno. Perché è chiaro che con una risposta del genere, è vero che io ho la risposta dell'RLC, è vero che realizzo un filtro passabanda, però se per esempio la stazione radio adiacente si trova qui e trasmette questa ampiezza, io in realtà questa ampiezza l'ho moltiplicata per un fattore che è ben diverso da zero, come avrei dovuto. Quindi il mio filtro è di scarsa qualità, anche se magari non la sento, in realtà il segnale che sto ascoltando è corrotto dalla presenza di componenti di altre stazioni radio. A volte sono talmente forti che io riesco a distinguere due stazioni che sto intercettando contemporaneamente. E questo è legato al fatto che il nostro ricevitore non è di grande qualità. Va bene, ci